e alla, lì all'asilo c'era, praticamente c'erano le classi che erano tutte, cioè, erano tutte aperte, non ha, che erano delle, delle baracche messe su con il legno, e c'erano, mi ricordo che c'erano tipo delle, delle baracche che dentro c'erano, mi ricordo che c'erano tipo dei, dei barattoli di vetro con dentro i ragni. Wow! Ma erano grossi i ragni, eh beh, immagino. Ma accendiamo la GoPro, dai. Poi avvicinati. Vai. Più vicina, sei, ti vedo lontanissima. Sono vicina, sono dietro di te, se non ti vengo addosso. Ma scusami, vieni qua? Sono qua? Sono qui? Ok. Ma ah, Gesù. Ho veramente veramente male al... a dove fa la riga la chiappa. Sì, anch'io, cioè lì mi brucia proprio. Sì. Ah, se sto così però mi entra un po' di aria. Sì, ma... cosa, riesco anche a cambiare le marce? Sì. Salve. Occhio che t'ho rovinata. Vai, adesso ho guadagnato un minuto di autonomia prima di avere di nuovo male. Salve! Vai Luna, raccontami qualcosa. Mancano 4 mesi a Natale. Many months later. Situazione. Mattina di Natale, cielo azzurro, ci sono, boh, al sole ci saranno quei 25 gradi, non so, comunque si sta bene in pantaloncini e maglietta. Sì. Guardate dietro che... vuoi aggiungere qualcosa? Oltre a dire buon Natale buon a tutti. Buon Natale a tutti e ci vedremo con lo scartamento regali. Sono un parecchi. Una catasta. Mi tocca. Che sacrificio, eh? No, mi tocca fare video per tutti i regali. Ah beh, quello per forza, anche perché tutti sono curiosi qua di sapere cosa sì, c'è dentro le scatole. Così vedremo tutti i commenti, tutti, ah che schifo, ah che regalo è, ah che... E poi vorrei vedere loro, però. Certo. Meanwhile. Raccontaci un aneddoto sulla tua vita in Venezuela. Ma ancora? L'avevi raccontato una volta sola. Ma non è vero. Eh sì, quando tornavamo dal Nivolé. Ma non mi ricordo quello raccontato. Hai raccontato la fontana con i rospi e il serpente. Flashback. Luna, in questo pezzo finale di strada, prima di spegnere tutto, raccontaci un aneddoto della tua vita. Un aneddoto della mia vita? Tipo una storia che mi piace è la fontana con i rospi in Venezuela. Ma che schifo. Allora, praticamente io ho vissuto 2 anni in Venezuela, quando ero piccola, tipo all'età di 5-6 anni, e perché i miei genitori avevano preso in gestione un villaggio turistico, un residence. Sì, è un villaggio turistico, l'abbiamo anche visto su Google Maps. Sì, un villaggio turistico. E alla Isla Margherita. E niente, però quando siamo arrivati ovviamente era chiuso, cioè, quindi c'erano tantissimi lavori da fare. E all'entrata c'era questa fontana fatta tipo a piramide di sassi e dentro però c'erano i rospi. Mi ricordo queste stanze con questi secchi di vernice bianca e le impronte bianche dei rospi nelle camere. Bello, bello, molto bello. Poi mi ricordo le cucarace. Cioè, quindi cioè, puoi capire che io ho dei disturbi per queste cose, questi traumi infantili.
Niente, vabbè, dopo ho fatto tutta la disinfestazione e poi, vabbè, dopo non ci sono più stati, ecco. Cioè, praticamente un altro aneddoto del Venezuela era che eravamo io, mie sorelle e mia cugina, eravamo sopra questo muretto di cemento. Al di là della muraglia c'era un albero che veniva anche, cioè nel senso vicino al muro. E entravamo lì che stavamo parlando e a un certo punto ci giriamo e c'era uno di quei serpenti velenosi arancioni a strisce nere. Bello però. Che stava venendo verso di noi. E mi ricordo che poi io ero la più piccola, perché io, ricordiamolo, sono del 95, poi c'era mia cugina Martina del 94, mia sorella Gaia del 93 e mia sorella Giorgia del 92. Quindi tutte in scala. Sfornate proprio pam pam pam. Esatto. Quindi niente, mi ricordo che Giorgia, mia sorella più grande, mi ha preso in spalla e tipo siamo corse via da quell'essere lì, che schifo. Potrei raccontare un sacco di aneddoti di Venezuela. Teniamoli per un altro giro. End of flashback. Ah, è vero, è la fontana. Me lo ricordo io, non te lo ricordi tu. Ma cos'è, un altro aneddoto? Di quando... Allora, mia mamma ci aveva detto che ci avrebbe fatto a me Gaia il panino con la Nutella. Che Giorgio ovviamente, lei è strana e non gli piace la Nutella, cioè non le piace la Nutella, quindi niente, aveva detto appunto che ce l'avrebbe preparato, invece poi è andata a mangiare fuori, non so, no, a mezzogiorno da qualche parte, comunque è andata in questo ristorante che avevano sul lungomare dei nostri amici, e credo pranzo, e niente, noi, cioè io e Gaia abbiamo detto non ce l'ha preparato, e siamo andate da sole, io e lei, lungo tutta una strada che poi te la farò vedere su Maps, e in mezzo al nulla, che arrivava sulla costa, e lì c'erano tutti i ristoranti uno in fila all'altro. E noi siamo arrivate là a piedi e mia mamma ci ha visto arrivare e niente, si è incazzata come una iena perché eravamo uscite dal villaggio da sole. E tu gli hai detto scusa, il panino con la Nutella non me l'hai fatto. E infatti noi abbiamo detto ma scusa, ma il panino con la Nutella non ce l'hai fatto. Vabbè. Sì, beh, ma cioè che lì, cioè, non è che, no vabbè, quando eravamo noi non era pericoloso, quando è andato via mio papà sì, ma quando eravamo lì noi no, non ancora, però comunque non è che era una bellissima, cioè dici wow che... Sì, beh, ma neanche, cioè forse l'unico posto dove potrebbe farlo un bambino da solo è Ginevra o Berna o Zurigo. Pronto? 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 Non ho più ricevuto risposta. Comunque eravamo andate fuori da sole. Sì, ma andavamo io all'asilo e lei sarà stata in elementare, non so in che classe. Quindi ci sta che si sia arrabbiata tua mamma. Sì. E questo era un aneddoto di Luna e il Venezuela. Se no c'erano anche... Allora, c'erano in vacanza tipo tre ragazzi, cioè tipo uno faceva delle magie, cioè ci faceva credere che faceva delle magie, poi eravamo piccoline, e una volta tipo, però quello è stato spaventoso perché sì, faceva delle cavolate, che erano delle cavolate, tipo ti tira fuori la moneta dall'orecchio, queste robe qua. Invece una sera eravamo lì tutti a mangiare all'aperto. Ha tirato fuori il pantaloni? No. Ah, ok. Eravamo tutti in una tavolata con... c'erano anche questi tre. E tipo lui ha detto faccio una magia o scommettiamo che faccio tipo comparire un serpente o qualcosa del genere. E c'era un serpente vicino alle sedie da dove c'era mio papà. Ma va? Giuro. Magari l'ha visto prima, poi ha detto così. Non lo so, vabbè, comunque quello lì non lo ricordo perché mi sono cagata addosso. Poi io non mi ricordo di averlo visto. E questo era il secondo aneddoto di Luna e la vita in Venezuela. Vabbè, poi tipo i traumi della scuola, del tipo che io prima sono andata all'asilo
e alla, lì all'asilo c'era, praticamente c'erano le classi che erano tutte, cioè, erano tutte aperte, non ha, c'erano delle, delle baracche messe su con il legno, e c'erano, mi ricordo che c'erano tipo delle, delle baracche e qui dentro c'erano, mi ricordo che c'erano tipo dei, dei barattoli di vetro con dentro i ragni. Wow. Ma erano grossi i ragni, eh beh, immagino. Porca puttana. C'era, c'era, beh, lì anche lì avevo visto dei serpenti in giro. Vabbè, a parte che tipo là il Natale è tristissimo, perché ovviamente non, cioè, essendo sempre caldo, anche quando fai la festa di Natale all'asilo, cioè, è abbastanza imbarazzante. A parte che è Natale, tu dici, è la neve, ma anche da noi non è che... Sì, ma là lo fanno, cioè, non è, non è come qua da noi, che fai, fanno tutti gli addobbi, cioè, non si sente il Natale. Luna Colombo, dove siamo? E questo video verrà censurato. Sì. Beh, dov'è che siamo? Non lo so, in qualche bosco in mezzo a nulla. In che regione? Boh. Toscana. 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 Dove stiamo andando? Stiamo andando in quel di Pistoia come prima tappa.